Ed eccoci invece con Mr. Crudeli, un invio di partita gestito bene, che ha tenuto il Trissino lì sul filo del rasoio. Poi si è messa un po' in moto la macchina da gol, che è il Trissino, e abbiamo fatto un po' più fatica. Però dipende sempre chi accende questo motore, perché io continuo a vedere le partite, ogni volta gli arbitri fischiano sempre in maniera diversa quando gioca contro il Trissino. C'è un fallo, siamo sull'1-1, c'è un fallo enorme su Canè a centrocampo dove loro poi fanno il gol. Queste qui sono cose che con una squadra così forte, se gliele dà all'arbitro diventa complicato. Lo stesso vale dopo, c'è Zucchetti in un'azione, viene buttato giù a centrocampo, abbiamo un vantaggio numerico, non si può sfruttare e tutto va bene. È chiaro che ci sono, la squadra ha giocato a essere più forte, lo sappiamo, ma bisogna che poi certi regolamenti vengano applicati sempre. Ci sono delle cose che vengono viste sistematicamente e vengono ignorate. Queste cose qui non vanno assolutamente bene. E con loro è sistematico, le mani addosso, i gomiti alti, le trattenute, sistematico. Quindi comunque sono già forti di loro. Le squadre che ci giocano contro, a parte le altre due o tre che sono al loro livello, quelle che sono un po' sotto devono comunque gestire bene le situazioni. Se queste situazioni vengono cambiate in pista per due o tre cose, è chiaro che poi quando vanno un doppio svantaggio con loro diventa complicato. La partita deve rimanere regolare come deve essere. C'è una punizione di prima perché atterrano Canè clamorosamente, deve essere data una punizione di prima, punto. Dopo vincono 7-3 probabilmente uguale, ma devono vincere con quel fallo lì, con quella punizione di prima lì, con queste cose qui, non con altro. Con queste cose qui fatte da regolamento. Beh, direi che abbiamo visto, anche qualche volta rivisto, alcune di queste situazioni un po' particolari che è giustamente ripreso. Però comunque parliamo degli aspetti positivi. Comunque una squadra ben messa in pista, che dopo la vittoria di Forte dei Marmi è arrivata motivata e con la giusta grinta, e che ha cercato di mettere veramente in difficoltà la capolista. Sì, no, sicuramente, ma io ripeto, la partita il Trissino la poteva vincere tranquillamente, l'avrebbe vinta probabilmente ugualmente, non lo so. Comunque noi siamo venuti in campo convinti di portare a casa Mari qualcosa. Poi dopo alcune cose il nostro demerito, alcune cose il nostro merito, però io è chiaro che anche gli arbitri possono commettere errori, ma quelli che sono visibili, che sono chiaramente visibili, non devono essere commessi solo perché è il Trissino. Questo deve essere chiaro. Al di là di chi sia, io siccome certe cose le ho vissute, ho giocato anche in squadre che davano un po' di sudditanza e ho avuto anche dei favori sotto l'aspetto arbitrale perché eravamo una squadra forte e quindi c'era un po' di sudditanza. Però bisogna che sia un po' più concentrato su certe situazioni quando c'è un arbitraggio. Questo è importante per il movimento hockeyistico, non solamente per la partita di stasera. Poi dopo, complimenti al Trissino, che Trissino sta giocando bene, sta facendo un buon campionato. È nettamente più forte di tutti, anche di quelle che sono a ridosso di loro, se non Forte dei Marmi, credo come roster. Per il resto è nettamente superiore, quindi non è che scopriamo adesso il Trissino. Il Trissino è una squadra che è destinata a vincere anche quest'anno, e noi però vogliamo comunque chiarezza quando siamo in certe situazioni, chiarezza di regolamento. Questo è chiaro che lo vogliamo. Va bene, grazie mille. A voi.